direttore di Innocenzi, una partita stoica, quella del Ciliverghi oggi a Mezzolara, un pareggio importantissimo che dà tantissimo morale, soprattutto per come è arrivato. No, partita davvero difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Siamo partiti un po' in difficoltà all'inizio, poi verso la metà del primo tempo l'abbiamo davvero ribaltata, avevamo la partita in mano, poi due ammonizioni incredibili che abbiamo subito per Cruz e ci hanno rimesso in condizioni difficili, e fare in pratica 50 minuti in 10 contro 11 a Mezzolara è davvero difficile. Ecco, questa squadra però ha dimostrato di essere viva, di avere un cuore che batte indomito. Ma noi dobbiamo salvarci, questo è lo spirito giusto per salvarci, quindi è la seconda partita in cui davvero lottiamo per una squadra che ci tiene a rimanere in Serie D. La società ha dimostrato di voler rimanere in Serie D facendo acquisti importanti, e quindi noi pensiamo di stare sulla strada giusta. È lunga, ma alla fine ce la faremo. Ecco, il mister si è raccomandato in settimana di non alzare troppo la cresta, la strada è veramente molto molto lunga e è ancora lontano anche imboccare la strada giusta, perché adesso non bisogna far calcoli come dice Carobbio, ma solo punti. No, bisogna tenere alta l'attenzione e fare della nostra rosa, che adesso è un numero importante, la nostra forza, mentre all'andata abbiamo davvero avuto problemi di rosa perché a un certo punto siamo trovati a giocare senza 4-5 titolari e questo per una squadra che si vuole salvare è difficile. E adesso dobbiamo continuare così, con la cattiveria giusta, con lo spirito giusto di squadra, e secondo me ce la faremo. Squadra che va contro anche l'avversità, detto lei dell'espulsione di Cruz, c'è stato l'infortunio di Careccia che mantiene alta anche l'attenzione sul problema infortuni. Adesso ci sarà una partita importantissima in casa contro il Progresso. Ma diciamo che la rosa che adesso c'è a disposizione dimostra che nonostante le avversità che abbiamo avuto, due squalificati, abbiamo fuori ancora Pasotti, cioè abbiamo avuto un'espulsione e un infortunio, ha dimostrato che questa rosa può sopportare adesso delle difficoltà che abbiamo avuto all'andata, adesso non ce l'abbiamo più, quindi mi sento sereno, insomma adesso possiamo far bene davvero e recuperare. Parliamo un attimo della partita, un Ciliverghi colpito a freddo ha saputo reagire e si è reso anche pericoloso, soprattutto Franzoni con le sue discese ha messo in difficoltà la retroguardia del Mezzolara. Un grandissimo Valtorta, sì, sia nel primo che nel secondo tempo, e poi comunque nel secondo tempo più all'arma bianca col Ciliverghi chiuso dietro, vista anche l'inferiorità numerica, un'ora in 10, due rigori sbagliati poi dal Mezzolara. No, diciamo che i primi 5 minuti si è messa la partita in maniera più difficile, che Mezzolara è bravo a ripartire di ripartenze, quindi gli abbiamo consegnato una partita diversa da fare, quindi molto più semplice. Invece la squadra ha dimostrato maturità, ha tenuto, poi nel momento in cui abbiamo avuto noi il possesso abbiamo fatto gol e potevamo anche raddoppiare, poi normalmente rimanendo in 10 abbiamo difeso bene, a parte due rigori evitabilissimi, sul secondo dobbiamo ancora capire perché ha dato rigore, però per il resto abbiamo tenuto bene, mi sembra. Ci sono stati due grandi interventi di Valtorta, però la squadra è stata ordinata e ha saputo fronteggiare una squadra difficile come il Mezzolara. Preoccupano un po' a livello societario questi arbitraggi, sia quello subito contro il Crema che quello di oggi contro il Mezzolara? Ma sicuramente noi dobbiamo fare attenzione, perché oggi dire qualcosa a Cruz è difficile, perché comunque siamo rimasti sbalorditi dalle due ammonizioni date a Cruz, perché a questo punto è difficile giocare a calcio se queste sono ammonizioni. Di sicuro dobbiamo fare attenzione, le squadre che si devono salvare normalmente sono penalizzate per quanto riguarda gli arbitraggi, perché comunque vengono viste in maniera diversa, anche perché quando si va a giocare in casa della seconda, terza in classifica contro la penultima sicuramente hanno un atteggiamento diverso nei nostri confronti. Noi dobbiamo tanto farci rispettare e dimostrare che squadra siamo in campo, che non siamo una squadra che merita il penultimo posto in classifica. Grazie direttore. Grazie a voi.